Siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace. È una scelta, è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose, culturali vengono dopo e non sono ostacoli, che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana, che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani mandati da Cristo sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace nel mondo. Coscienza di pace nel mondo. Non solo coscienze critiche, ma soprattutto testimoni di amore, non pretendenti dei propri diritti, ma di quelli del Vangelo, che sono la fraternità, l'amore e il perdono, non ricercatori dei propri interessi, ma missionari del folle amore che Dio ha per ciascun di essere umano.